Vittoria sul filo di lana per Vincenzo Ascione, colui che ha stravinto le primarie del Partito Democratico. Il candidato del centro-sinistra a Torre Annunziata supera di poco il 50% dei consensi ed evita così il ballottaggio con Ciro Alfieri, candidato del centrodestra. Ascione si attesta sul 50,5% dei voti contro il 38,5% di Alfieri. Una vittoria che è arrivata solo in mattinata, molto più tardi rispetto agli altri comuni campani. Uno scrutinio che è proceduto molto lentamente tra mille difficoltà. È stata una nottata fantastica tra alti e bassi, ma senza mai scoraggiarsi, perché abbiamo sempre avuto una grande fede. Io ho detto nel mio ultimo discorso che ci credevo e ci ho creduto fino in fondo. Il popolo di Torre Annunziata è un popolo fantastico. Adesso tocca a me non deluderlo e abbiamo una grande coalizione, una grande squadra, e sono convinto che questo potrà portare solo grandi benefici a Torre Annunziata. Grande festa nella sede PD di Corso Umberto I, hanno brindato con Ascione i consiglieri regionali del Partito Democratico Mario Casillo e Loredana Raia. L'onda è partita l'anno scorso, abbiamo cominciato con Castellammare, finiamo stamattina con Torre Annunziata, l'emozione è grandissima per i sindaci che sono stati eletti ed è grandissima per un Partito Democratico che si conferma primo grande partito nella provincia di Napoli. Una campagna elettorale molto molto difficile, però è la dimostrazione quando si è sul territorio, si sta sui problemi, alla fine i cittadini te lo riconoscono. Intanto diciamo, festeggiamo un'altra oretta e poi quando mi riguarda già si riprende a lavorare.